Grazie Presidente, farò un unico intervento per tutte le delibere che oggi sono in votazione, semplicemente per ringraziare tutti i componenti della Commissione Bilancio che in questi giorni hanno lavorato intensamente per poter analizzare le proposte di delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Devo dire attività svolta con attenzione, così come ha già ricordato l'assessore, per diciamo, gli altri livelli istituzionali che hanno provveduto poi a fornire alla Commissione degli atti corredati diciamo, correttamente di tutte le informazioni necessarie per poter esprimere un parere sereno sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Mi piace ricordare che la maggior parte di queste provengono da sentenza di vari livelli di giudizio e che riguardano in particolare delle vertenze con il personale attualmente dipendente o ex dipendente di Roma Capitale. Poi ci sono delle somme urgenze che ormai rappresentano diciamo, un classico relativo a interventi di messa in sicurezza per ad esempio l'alluvione del 2014 e che hanno provocato e diciamo, comportato l'esigenza di intervenire rapidamente e che sono anche corredate del parere dei municipi che erano interessati dagli eventi. Quindi direi che mi auguro insomma, che i lavori d'aula possano procedere velocemente perché sarà fatta un'analisi istruttoria su queste delibere che consentono all'amministrazione di procedere per il riconoscimento di questi debiti che vanno nei confronti di cittadini e imprese che hanno svolto del lavoro oppure che avanzano dei crediti dall'amministrazione. Grazie.